Poco entusiasmante e inferiore anche alle previsioni il risultato ottenuto da Liberi e Uguali, la formazione nata dalla scissione del Partito Democratico. In collegamento per noi c'è Daniele Rotondo, a te. Delusione, rammarico e l'inizio forse di un percorso e di un processo interno. Dentro Liberi e Uguali, il movimento nato soltanto il 3 dicembre del 2017, dunque meno di tre mesi fa dalla scissione con il Partito Democratico, è il momento dunque dei consuntivi amari, delle debacle come quelle, lo diceva anche nel servizio analista azzurro di Massimo D'Alema nel collegio di Nardò, dove arriva nel Salento, nella sua Puglia, addirittura per il Senato ultimo. Non ride nemmeno, come saprete, il leader appunto di Liberi Uguali Pietro Grasso, si ferma infatti a Palermo, la sua città, al 5,8%. Stoppa la Camera anche per Laura Boldrini a Milano col 4,6% e per Pierluigi Bersani al 4% a Verona, ma per l'ex segretario del Partito Democratico ovviamente ci sarà il paracadute del ripescaggio nella quota plurinominale. Poco fa la notizia, conferenza stampa dopo una mattinata di silenzio, di desolante e comprensibile ovviamente silenzio, conferenza stampa di Pietro Grasso, Fratoianni e Speranza alle 14:30, lì nello studio.